comunale di Carpi. E dopo averla ascoltata nella bellissima canzone Gli uomini non cambiano, adesso facciamo una bella chiacchierata con Mia Martini. Eccola di nuovo qua. Ciao Elisabetta. Ciao Mia. Bellissima. Hai sentito il pubblico? Beh, era un'ovazione durante la pubblicità, era bellissimo. Un'ovazione continua per Mia. Ti amano tantissimo. Stupendi, stupendi. Sei amata proprio dal pubblico. Sì, questa è la mia grande fortuna. È vero. È proprio l'autenticità dell'artista si vede dal suo rapporto col pubblico, io credo. Senti, parliamo della tua infanzia. Purtroppo non ci ha portato nessuna foto di quando eri bambina. Ce l'ho. E noi eravamo curiosissimi di vederti. Le foto di me bambina le ha rubate tutte mio padre. Io credo che le venda ai giornali. Addirittura. Non si riescono a vedere queste cose. Ma questa tua infanzia com'è stata? È stata un'infanzia un po' triste, un po' divertente, un po' sognante. Abitavamo a Porto Recanati, nelle Marche. E mio padre insegnava a Porto Recanati e mia madre ad Ancona. E ho vissuto così, con molto mare e grandi riflessioni. Senti, ma papà una volta mi dicevi ti ha dimenticata. Mio padre mi ha dimenticato, siccome io riflettevo molto, come ti stavo appunto dicendo, naturalmente quando rifletti non parli, quindi ero muta. E mio padre effettivamente non sapeva quando io c'ero e quando non c'ero. Per cui non ti facevi sentire. Non mi facevo sentire. E mi ha portato a fare una passeggiata sui giardinetti a Porto Recanati. A un certo punto ha incontrato un suo amico, se n'è andato chiacchierando con lui. Allora di pranzo gli è venuta fame, è andato a casa e mia madre ha detto: scusa, ma mi mito? Oddio, me la sono dimenticata. Mi ha lasciato alle 9 del mattino seduta su una panchina come questa, stupenda, e mi ha ritrovata alle 1:30 esattamente nello stesso punto. E stavo ancora riflettendo. La figlia ideale. Molto riflessiva. Non solo, ma tutti dicono che da bambina eri una bellezza sconvolgente. Ero bellissima. Ti chiamavano Alba Nascente. Mi chiamavano Alba Nascente perché avevo i capelli lunghissimi fino alle ginocchia e che io mi legavo a treccia. Loredana naturalmente era molto gelosa. Loredana ha 3 anni esattamente meno di me, siamo tutte e due del 20 settembre, io del 47 e lei del 50. Ed era gelosa di tutto questo successo che io avevo con i bambini, perché ero, oltre ad essere molto bella, ero anche un'artista, perché ogni tanto mi fermavo per stare e cantavo. Ah, da subito? Io già cantavo subito, sì. Da subito. E allora un giorno, mentre portavo a passeggio Loredana in bicicletta, uno di questi bambini aveva scritto su un sasso a forma di cuore, aveva scritto il mio nome, Mimì, con tutti i cuoricini. Ah. E mi stava dando questo sasso, Loredana ha preso il sasso e gliel'ha tirato in testa, poverino. È scappato sanguinante. Ero un po' meno dolce di te, Loredana, un po' più aggressiva. Loredana, terribile. Ma l'abbiamo visto il papà di Mia, la foto col papà di Mia, è passato. Vediamolo questo papà, che mi pare abbia anche l'hobby della cucina, vista la fotografia. Una delle sue arti ammaliatrici, siccome sempre in mezzo alle donne, come puoi ben vedere. Il cappello da cuoco e quello è papà. Ma anche perché, diciamolo, lui è abituato. Sono gelosissima. Siete quattro figlie. Siamo quattro figlie. Più la moglie, dico, era una... Una tragedia, poverino. Poi delle donne anche un attimino non così leggerine, perché come carattere, dico, tra me e Loredana non scherziamo. E le altre due sono le altre tranquille? Due? No, assolutamente. No. Vabbè, allora proprio sistemato bene. Senti, allora tu dicevi, fin da bambina cantavi per la strada. Cantavo per la strada, sì. Ma poi quando è diventato invece un lavoro? Ma ho iniziato praticamente subito, perché poi a 5 anni ho iniziato a studiare pianoforte e danza classica, e poi dal pianoforte alla musica classica che cantavo, perché ero mezzo soprano, sono passata al jazz. Non chiedermi come, perché non lo so nemmeno io, so che a 12 anni cantavo il jazz. Con grande dolore di mio padre, che invece avrebbe preferito, se devi cantare, spero almeno canta la musica classica. Chissà perché gli sembrava più seria la cantante lirica. La cantante lirica dovrebbe... La cantante di musica leggera non gli sembrava molto serio. Contestava un po'. Contestava. Abbiamo visto prima un'immagine che si riferiva al disco d'oro che hai avuto con Almeno tu nell'universo. Un altro dei tuoi successi straordinari. Ma tu ci hai portato una foto che dicevi sei molto legata a questa foto. Dove sei? Vale. Con Aznavour, il papà di bellissima. Aznavour. Sì, questa è una foto che abbiamo fatto nel 77 nel camerino dell'Olympia a Parigi. E quando ho incontrato Aznavour di nuovo nell'89, quando io cantavo Almeno tu nell'universo, lui era ospite e ha cantato prima di me. E mi ha abbracciato, erano un po' di anni che non ci vedevamo, e mi ha detto: Je t'adore, Mimi, tu sais, tu as le dernier sourire de mon père. Ha detto: tu hai quella fotografia lì, possiedi l'ultimo sorriso di mio padre. Bellissimo. Che poi è scomparso. Quindi anche un ricordo molto commovente. Bellissimo. Molto commovente.
E poi un'ultima immagine che spero che mio padre non sia geloso, eh. Perché è gelosissimo papà. A mio padre sì, ma io sono più gelosa di lui. Tutte quelle donne lì. Adesso invece voglio mostrare una mia giapponese. Wow, perché è un vestito. Questo è un kimono vero. Vero kimono, è un abito da sposa. L'abito del matrimonio della moglie del capo della RCA a Tokyo. È laboriosissimo vestirsi così. Ci hanno messo 4 ore a vestirmi. Mamma le geisha mia. Perché è complicatissimo, ci sono tante fasciature. Cioè, quell'abito tra l'altro è pesantissimo perché è tutto ricamato con pietre preziose. Quindi ha un valore inestimabile. Ha un valore inestimabile, sì. Però queste povere donne giapponesi soffrono tanto, ragazze, perché non sapete le scarpe. Fin da bambine già le fanno girare questi sandali che stringono, male, stringono molto le dita. Sì. Ai ai ai. È dolorosissimo. Sentimi, come ti sei trovata in Giappone, che è una cultura così diversa? Ci ho messo un mese per abituarmi al fuso orario, che è terribile. È per cui io mi svegliavo alle 5 del mattino e mi addormentavo invece alle 2 del pomeriggio. E c'era Yoshio, che era il mio interprete, che mi aveva messo dietro Mr. Yamaka, il quale doveva controllare che io fossi sempre in orario, eccetera. Bene, per fare questo festival, che poi ho vinto, questo di Yamaka, bisognava attraversare il palco e tutte le mattine alle 8:30 bisognava fare la stessa prova con le scarpe e con i tacchi. Perché metti che il tacco fosse stato un attimino più. Perché arrivavi qui, single cantante, arrivavi qui e improvvisamente, come un fiore, nasceva questo microfono, questa collasta, che si fermava esattamente alla tua altezza. Per cui tutte le mattine alle 8:30 sta cosa, solo che io mi addormentavo alle 6. Mamma mia. Col fuso. Per cui cominciava Yoshio. Pronto, pronto, sono Yoshio, sono le 6:45. Ho capito Yoshio, alle 8 scendo giù nella hall, bene, dopo 5 minuti, pronto, pronto, sono Yoshio, sono le 7:50, pronto, pronto, sono Yoshio, io uscivo, una tortura, impazzivo, prendevo l'ascensore, scendevo e arrivavo nella hall dell'albergo tirando le scarpe con i tacchi a Yoshio. Lo credo bene. Per cui ogni mattina c'era il lancio delle scarpe a Yoshio, poverino. Lo credo bene. Senti, adesso quella canzone che tu ci hai appena cantato, che Gli uomini non cambiano, è vero che è un po' autobiografica, sì? Diciamo che ho fatto una lunga riflessione per interpretare questo brano e penso che sia autobiografica un po' per tutte le donne, perché ci sono diverse situazioni nelle quali molte donne si riconoscono. Infatti, è una bellissima canzone nella quale ci si riconosce molto. Mia, che dirti? Grazie per questa chiacchierata e ancora tutti i successi che ti meriti, perché ne meriti veramente tanti. Ti ringrazio molto. Sei una delle artiste italiane internazionali veramente più grandi che abbiamo. Grazie. Mia Martini, a piacere Rai 1. La parola a lei.